Amici carissimi, bentornati ad un nuovo eh, episodio del ciclo di Catechesi dedicato all'Antico Testamento, che stiamo cercando di passare in rassegna come meglio si può fare in un ciclo, come dire, di Catechesi che vuole essere un po' divulgativo, appunto catechetico, evidentemente eh, sintetico, perché fare un ciclo di Catechesi sull'Antico Testamento di alto livello dettagliato e approfondito, a parte che richiederebbe non si sa quanto tempo, ma eh, anche delle competenze che vanno un pochino anche al di là delle mie povere forze. Quindi stiamo procedendo un pochino sul nostro, eh, nel nostro itinerario e siamo arrivati al successore di Elia, che abbiamo visto la volta scorsa appunto essere investito dal grande Elia prima del suo Misterioso rapimento al cielo sul carro di fuoco. Il ciclo di Eliseo abbraccia 12 capitoli del secondo libro dei re, dal secondo fino al tredicesimo incluso, e si articola in una serie di episodi che adesso presento con l'ausilio delle slides e poi eh, andremo a leggere e a commentare eh, in quanto eh, possibile. Anzitutto, una prima fascia di brani sono i cosiddetti miracoli di Eliseo. Il miracolo delle acque, la maledizione dei fanciulli insolenti, l'olio della vedova e, anche per Eliseo, come già per Elia, una risurrezione, la risurrezione del figlio della Sunammita. Ancora la pentola avverenata, la moltiplicazione dei pani, vedete che è un prequel di un evento ben più famoso, la guarigione di Naaman il Siro, l'episodio forse più celebre, quello citato dal, da Nostro Signore nel Nuovo Testamento, insieme a quello già visto la volta scorsa della vedova di Isaretta, e lascia perduta e ritrovata. Ci sono infine altri episodi di Eliseo, anzitutto molto avvincente, Eliseo che appare degno successore di Elia come il guerriero di Dio e come il profeta, e infine la morte di Eliseo e un piccolo miracolo postumo. Questo è il percorso che ci attende e tracciato il quale adesso dobbiamo semplicemente cambiare testo sovrimpresso e cominciare ad andare mh, senza troppo tergiversare a prendere i brani biblici per poterli vedere insieme. Fate che switch. Eh... Ok. Possiamo cominciare la lettura cominciando dal primo, quindi il Miracolo delle Acque 2.19.22, un brano molto breve. Vedete la Bibbia di Gerusalemme nella versione della Cei, proprio da qui parte il ciclo di Eliseo. no? Gli uomini della città dissero a Eliseo, ecco è bello soggiornare in questa città, come il mio signore può constatare, ma le acque sono cattive e la terra provoca aborti. Egli disse prendetemi una scodella nuova e mettetevi del sale, gliela portarono. Eliseo si recò alla, alla sorgente delle acque e vi versò il sale dicendo: Così dice il Signore: rendo sane queste acque, da esse non verranno più né morte né aborti. Le acque rimasero sane fino ad oggi, secondo la parola pronunciata da Eliseo. Ora, questo brano a me personalmente, quindi questa è una mia opinione personalissima, attenzione, eh, fa pensare al rituale tradizionale, adesso credo che nel nuovo benedizionale non ci sia più, di produzione dell'acqua santa. Eh, nella benedizione dell'acqua santa, chiamata anche acqua esorcizzata, c'era proprio questo rito. Prima si benedice il sale, poi si benedice l'acqua e poi c'è l'infusione del sale nell'acqua, che è un passaggio obbligatorio. Altrimenti non è acqua santa. Presumibilmente, ricordando anche le preghiere che si fanno della benedizione del sale nell'infusione eh, dell'acqua e poi del, del sale nell'acqua e poi la preghiera seguente, questo gesto potrebbe avere come ispirazione biblica questo episodio perché le acque, difatti, vengono sanate eh, da Eliseo alla sorgente eh, attraverso questo misterioso sale. Tenete presente che qui ci, ci imbatteremo oggi in diversi episodi alquanto eh, misteriosi. Poi, secondo episodio, no? eliseo sale a Betel mentre gli andava per strada alcuni Uscirono dalla città alcuni ragazzetti che si burlarono di lui dicendo: Sali calvo, sali. Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. Qui sicuramente qualcuno si scandalizzerà. Eh? Allora uscì, furono dalla foresta due orse che sbranarono 42 di quei bambini. Udite, udite, di là egli andò al Monte Carmelo e quindi tornò a Samaria. Anche questo episodio, che certamente immagino, già mi immagino <ride> i lettori contemporanei infarciti e impastati di, di tutta quanta la teologia misericordista che c'è oggi. Questi sono quei classici brani che mandano in tilt alcune persone, allora. Premesso che il Nuovo Testamento certamente determina un passaggio, no? Ecco, quindi. Gesù dice, San Paolo scrive, benedite non maledite, no? Ecco. Però qual è qui il punto che dobbiamo ritenere? Perché anche quei brani dell'Antico Testamento che evidentemente vanno un pochino tarati perché risentono eh, della logica dell'Antico Testamento, però l'insegnamento che danno rimane. Ed è che un uomo di Dio non può e non deve essere oggetto di beffe da parte di ragazzini maleducati. <ride> Vi dico che se oggi io potessi fare come Eliseo, praticamente ci avrei un cimitero intorno, tanto per dire, per dire qualcosa, a parte che non, non ho nessuna voglia, capite bene quello che sto dicendo? No? Ma se si potesse, o peggio ancora, se si dovesse fare come Eliseo. Wow, magari non ci stanno le, or le orsi qui a ci stanno tanti cinghiali, insomma <ride> sarebbe successo un'ecatombe, perché gli uomini di Dio non vanno beffati, ma vanno onorati e rispettati. Quindi, a prescindere dalle modalità concrete, quello che rimane è questo: beffarsi di un uomo di Dio specialmente. Da parte di insolenti ragazzini che dovrebbero anzitutto, se educati, avere rispetto di una persona più grande e adulta, in quanto adulta, almeno questo mi ha sempre segnato mia madre, e a maggior ragione quando quello è un uomo di Dio. Io, se vi dovessi raccontare il repertorio di quello che vedo e di quello che sento, nei miei riguardi, eh, anche da ragazzini eh, maleducati e insolenti, penso che ci sarebbe un repertorio non indifferente, per cui io certamente comprendo un po' la fattispecie di cui si parla, anche se ovviamente capisco bene che eh, siamo nel Nuovo Testamento, quindi il concetto rimane chiaro che le modalità eh, subiscono una <ride> evidente variazione. Proseguiamo. Poi eventualmente, giustamente durante la diretta, cioè durante poi lo spazio del, de, degli interventi, se qualcuno vuole, può farlo tranquillamente. L'olio della vedova. Andiamo al capitolo 4, versetti 1 e 7. Facciamo un po' un jump. Una donna, una delle mogli dei figli dei profeti, gridò a Eliseo, mio marito, tuo servo è morto. Tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Ora è venuto il creditore per prendersi come schiavi i miei due bambini. Eliseo le disse, che cosa posso fare io per te? Dimmi che cosa hai in casa. Quella rispose, in casa la tua serva non ha altro che un uccio d'olio. Le disse, va fuori a chiedere vasi da tutti i tuoi vicini, vasi vuoti e non pochi. Poi entra in casa e chiudi la porta dietro a te e i tuoi figli, versa olio in tutti quei vasi e pieni e i pieni mettili da parte. Si allontanò da lui e chiuse la porta dietro a sé e i suoi figli. Questi le porgevano e le versavano. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio, porgimi ancora un vaso. Le rispose: Non ce ne sono più. L'olio c'è solo. Ella andò a riferire la cosa all'uomo di Dio che le disse: Va, vendi l'olio e paga il tuo debito. Tu e i tuoi figli. Vivete con quanto ne resterà. Ecco, qui eh, si manifesta ancora una volta: vedete anche qui eh, la lezione data da questo episodio. È che Dio va in difesa dei deboli e, e dei piccoli. Sappiamo bene che nella Sacra Scrittura le vedove eh, sono sempre oggetto di predilezione da parte dell'Altissimo. È chiaro che l'Altissimo ha sempre un occhio di riguardo verso i piccoli verso coloro che non si possono difendere verso coloro che non sono le, protegge da se stessi perché sono certamente esposti alla imbalia di, 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 di tante possibili eh, situazioni borderline come questa quindi dio provvede e non lascia i piccoli timorati di lui evidentemente questa è una delle mogli dei figli dei profeti gridò a Elia, eh, a eliseo quindi una delle mogli dei figli dei profeti, quindi una timorata eh, di Dio, no? Tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Questo non è un particolare senza rilievo, eh, perché il Signore manifesta la sua, eh, come dire, gloria a difesa verso chi? Verso chi è timorato di Lui, non verso chi non lo è. Non è che chi non lo è. Eh, come dire, è eh, eh, dimenticato, abbandonato, ma non è oggetto di queste particolari cure da parte dell'Altissimo, per quanto eh, possiamo dedurre dagli insegnamenti biblici. Ecco. Poi c'è l'episodio della risurrezione della sonammita. Lo vado a prendere dagli un po'. Un giorno Eliseo passava per Sunem dove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito tutte le volte che passava si fermava a mangiare da lei. Elia disse al marito, io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, così venendo da noi si potrà ritirare. Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Egli disse a Gezi, suo servo: Chiama questa sunammita. La chiamò e lei si presentò a lui. Eliseo disse al suo servo: Dille: ecco, hai avuto per noi tutta questa premura, che possiamo fare per te? C'è cioè, forse bisogno di parlare in tuo favore arrivo al comandante dell'esercito? E la rispose io vivo tranquilla con il mio popolo. Eliseo replicò che cosa si può fare per lei. Gesù disse, purtroppo lei non ha un figlio, suo marito è vecchio. Eliseo disse, chiamala, la chiamò ed ella si fermò sulla porta. Allora disse, l'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia. Ella rispose, no, mio Signore uomo di Dio, non mentire con la tua serva. Ora, ora la donna concepì. E partorì un figlio nel tempo stabilito, in quel periodo dell'anno, come le aveva detto di sé. Il bambino crebbe e un giorno uscì per andare dal padre presso i genitori. E gli disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. Il padre ordinò un servo, portalo da sua madre. Questo lo prese e lo portò da sua madre. Il bambino si detette sulle, sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno e poi morì. Ella salì a coricarlo sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Chiamò il marito e gli disse: Mandami per favore uno dei servi un asino, voglio correre dall'uomo di Dio e tornerò subito. Quello domandò, perché vuoi andare da lui oggi? Non è il 9 luglio, non è sabato, ma lei rispose, addio. Se lo all'asina e disse al proprio servo, conducimi, camminami, cammina, non trattenermi nel, cavalca nel cavalcare, a meno che non te lo ordini. Io Si incamminò, giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmelo, vedete che Eliseo sta nello stesso monte, caro Adelia. Quando l'uomo di Dio lo vide da lontano, disse a Gezi, suo servo, eccola sua mamma. Succorri le incontro e domandale stai bene, tuo marito sta bene, tuo figlio sta bene, quella rispose bene. Giunta presso l'uomo di Dio, sul monte, gli afferrò i piedi. Gezi si avvicinò per tirarle indietro, ma l'uomo di Dio disse, lasciala stare, perché il suo animo è amareggiato. E il Signore me ne ha nascosto il motivo, non me l'ha rivelato. E la disse, avevo forse domandato io un figlio al mio Signore, non ti dissi forse non mi ingannare. Eliseo disse a Gezi cingi i tuoi fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontrerai qualcuno non salutarlo, se qualcuno ti saluta non rispondergli, metterai il mio bastone sulla faccia del ragazzo. La madre del ragazzo disse, per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. Allora Eliseo alzò e la seguì. Gezi li aveva preceduti, aveva posto il bastone sulla faccia del ragazzo, ma non c'era stata voce né reazione. Egli tornò incontro ad Eliseo e gli riferì, il ragazzo non si è svegliato. Eliseo entrò in casa, il ragazzo era morto, coricato sul letto. Egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò il Signore. Quindi salì e si coricò sul bambino, pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani di lui, si curvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. Quindi desistette e si mise a camminare quella per la casa. Poi salì e si curvò su di lui. Il ragazzo starnutì sette volte e poi aprì gli occhi. Eliseo chiamò Gesi e gli disse: Chiama questa sunammita. La chiamò e quando raggiunse vicino, le disse: Prendi tuo figlio. Quella entrò, cadde ai piedi di lui, si prostrò a terra, prese il figlio e uscì. Episodio molto molto bello anche questo, no? Allora, insegnamenti. Numero uno, cosa dice Gesù nel Vangelo? Chi accoglie il profeta come profeta avrà la ricompensa dei profeti. Questa donna, sposata ma priva di figli, eh, riconosce in Eliseo l'uomo di Dio e gli prepara una dimora per le sue soste durante le peregrinazioni. Già questo gli attira le grazie del Signore e grazia tanto grande da concepire un figlio, nonostante l'età sterile. Quindi, insegnamento, le cose fatte agli uomini di Dio, notate sempre come viene chiamato Eliseo Ish Elohim, uomo di Dio, ritornano con benedizioni che se le potessimo vedere non crederemmo ai nostri occhi ma Gesù l'ha detto nel Vangelo chiunque vi darà da bere anche solo un bicchiere d'acqua perché siete di Cristo in verità vi dico non perderà la sua ricompensa quindi vedete della discrepanza che c'è tra la maledizione dei bambini insolenti che lo prendono in giro e la ricompensa invece è riservata a chi l'accoglie come uomo di Dio e lo tratta con, do, con il dovuto onore, anche andando al di là, quindi facendo una cosa che non era assolutamente tenuta a fare. No? E gli arriva questa benedizione, non solo, poi le, le disgrazie della vita determinano la morte del bambino e c'è il miracolo della risurrezione. Qui penso che un lettore attento avrà notato eh, numero particolare, no? ricordate quando nel Vangelo eh, Gesù manda i suoi a scacciare i demoni, dice ma no, noi ci siamo riusciti e deve andare Gesù perché a scacciare dice ma co come questo, aveva no? detto al servo metti il bastone sulla sua faccia ma non c'era riuscita a riuscitarlo, nonostante la potenza del bastone di Eliseo, ecco, probabilmente per un difetto di fede di questo servitore ma poi anche nell'operazione diciamo della risurrezione, eh, vi ricordate quante volte Gesù anche quando faceva i, i miracoli adoperava dei gesti molto molto concreti, no? tocca eh, con la lingua, eh, eh, la lingua del muto e mette il fango negli occhi del cieco nato, no? tutte queste operazioni che poi che Eliseo compie per attuare eh, Evidentemente il nome del Signore, il miracolo sono certamente significative. Di, di, di che cosa sono dei prodromi? Anche quello che ha fatto Gesù lo è dell'economia sacramentale. cioè Noi siamo salvati, la nostra anima è salvata, i benefici ci arrivano attraverso sacramenti e sacramentali che oggi si usano poco, sia gli uni che gli altri. Proprio il contatto, cioè qui, questo posa la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi, le mani sulle mani, si curva su di lui, lo tocca. C'è cioè, proprio il contatto. Il contatto è una cosa importantissima. Guardate, che questo vale anche per le cose del nemico, eh, perché ci sono dei casi di possessione. Eh? No, non voglio farsi. Che, che, che dipendono dal fatto che qualche criminale di questi maleficia un cibo e uno se lo mangia si ritrova posseduto oppure maleficia un talismano glielo fa mettere addosso e quello si ritrova posseduto ora noi abbiamo i controsacramenti e sacramentali perché noi mangiamo il corpo di Cristo ma chi lo mangia con fede se non mangiate la mia carne non bevete il suo sangue noi i talismani, noi abbiamo la, la, se faccio tutto questo, abbiamo la medaglia miracolosa, la medaglia di San Benedetto, il rosario, il crocifisso, portati con fede e con amore, queste sono cose importantissime, capite? E ci fanno comprendere anche questi gesti di eresia, l'economia così sacramentale, Dio salva attraverso dei gesti sensibili, certamente che potrebbe tranquillamente operare prescindendone, Dio non ha bisogno di queste cose. Ma ha voluto che l'economia salvifica si svolgesse in questo modo: quindi, nessuno di noi può pensare di fare a meno di sacramenti e sacramentali. Fate benedire più cose possibili, la macchina benedetta, le persone benedette, le case benedette, gli oggetti sacri da portare addosso, i quadri, le statue, le immagini. Un tempo si poteva benedire tutto, io benedico ogni cosa che compro: eh? il telefono, il telefonino, il computer, i vestiti. Appena arriva, immediatamente benedetta, seduta a stante usare tanto l'acqua santa, usare l'olio, il sale. Dobbiamo essere belli che blindati. Voi non avete idea di, di, di quante situazioni proprio eh, orribili sento parlare in quanto sacerdote. Ogni volta che sento parlare di queste cose dico, ma penso, non lo dico, dico se questa persona si fosse blindata prima che accadessero certe cose di certo non sarebbero potute accadere poi un conto è pensarlo un conto è dirlo perché se lo dici in certe situazioni fai cadere eh, nella, nella depressione o nella disperazione le persone e questo non bisogna farlo però anche se non bisogna farlo il fatto è vero quindi trovandomi adesso a parlare in maniera generica quindi senza coinvolgere nessuno eh, mi sento di evidenziarlo. Abbiamo poi l'episodio della pentola avvelenata. Eliseo torna a, a, a Galgara. Nella regione c'era carestia. Mentre i figli dei profeti stavano seduti davanti a lui, gli disse al suo servo, metti la pentola grande e cuoci una minestra per i figli dei profeti. Uno di essi andò in campagna per cogliere erbe selvatiche e trovò una specie di vite selvatica. Da essa colse zucche agresse e, e se ne riempì il mantello. Ritornò e gettò i frutti a pezzi nella pentola della minestra, non sapendo cosa fossero. Si versò da mangiare agli uomini che, appena assaggiata la minestra, gridarono Nella pentola c'è la morte, uomo di Dio, e non ne potevano mangiare. Allora Eliseo ordinò: Andate a prendere della farina, versatela nella pentola, disse: Danne da mangiare a questa gente e non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Questo è un altro miracolo, un gesto oltremodo eh, misterioso. Però la farina, vedete anche qui eh, dentro sta pentola avevano messo presumibilmente queste erano sostanze avvelenate. Ecco, la come dire, la, 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 la risanazione, quindi la neutralizzazione, meglio, degli effetti del veleno, avviene di nuovo attraverso un gesto concreto, un gesto che fa certamente pensare a quelli che noi adesso nell'economia neodestamentare nell chiamiamo i sacramentari, no? quindi questa misteriosa farina. Vi ho detto che ci sono tanti episodi pregni di mistero, quindi non mi andate a fare domande troppo... Approfondite perché cioè, io non, ho, non sono in grado di eh, penetrare fino in fondo questi misteri, balbettando come sempre facciamo qualche piccola cosa. No, adesso andiamo a vedere il prequel della, della moltiplicazione dei pani, questo molto significativo. No, da Balsa a Isabel, un uomo che portò pane di primizia all'uomo di Dio, 20 pani d'orso il grano novello che aveva nella bisaccia, Eliseo disse: Dallo da mangiare alla gente, ma il suo servitore disse: Come posso mettere questo davanti a cento persone? Egli replicò: danno da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: Ne mangeranno e ne faranno avanzare. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore. Qui il commento mi sembra quasi pletorico: si nota una enorme similitudine alla moltiplicazione dei panni e dei pesci, no? Quindi questo eh, pane che miracolosamente non diminuisce, si sfamano tutti e avanza. Quindi tutti quanti questi gesti fanno comprendere quanto Dio stava con Eliseo, eh? Quindi eh, gli uomini di Dio sono uomini di Dio perché appunto Dio è con loro. E si vede attraverso questi segni. Ora, la famosa guarigione di Naaman il Siro, un episodio molto molto lungo: e... anche qui, ehm... Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore, stimato poiché per sua mezzo il signore aveva concesso la salvezza agli Aramei. Ma quest'uomo prode era lebroso, era lebroso. Ora bandi Aramei avevano condotto via prigioniera della terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse al mia, alla, alla padrona: o oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra. Sta parlando ovviamente di Eliseo. Naaman andò a riferire al suo signore la ragazza che proviene dalla terra di Israele, ha detto così e così. Il re di Aram gli disse: Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele. Eh, parti dunque prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6000 sicri d'oro e 10 mute di ambi. Portò la lettera al re, re di Israele, nella quale si diceva: Bene, insieme con questa lettera ho mandato da te il mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: Sono forse Dio per dare la morte o la vita? perché costui mi ordine di liberare un uomo dalla sua lebbra. Riconoscete, vedete che egli, evidentemente, cerca protesti contro di me. Ma quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: Va, bagnati sette volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Vedete anche in questo caso: bagno sette volte nel Giordano, no? Su cui avrebbe amministrato il battesimo San Giovanni il Battista. Quanti sacramentali abbiamo, perdonatemi se interloquisco di questo genere? I due più famosi che io conosco, le acque di Lourdes e le acque di, di Colle Valenza, dove si fa il bagno e che bagni! Se uno sente la storia di Madre Speranza. Il diavolo ha fatto di tutto e di più per impedire che fosse costruito quel benedetto pozzo di Torre di Colle Valenza, da cui sgorga quell'acqua miracolosa, di nuovo attraverso un segno, quello chiaramente è un sacramentale. Quello lì, tra l'altro, l'acqua è stata anche un sacramento, il sacramento più importante che esiste, che è il sacramento del, del, del battesimo. no? Penso che molti conoscano l'episodio. Che qui il re. Sa una manna si sdegna, dice: Ma io pensavo, comunque, questo viene fuori, invocherà il nome del suo Dio, agiterà la sua mano, toglierà la lebra e comincia a dire: Ma forse che la e il Parpar, i fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagliarmi in quelli per purificarmi? Si voltò e se ne partì. A tirato, allora vedete, gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: Ma padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse seguita? Tanto più, ora che ti ha detto bagni ti sarai purificato. Egli allora scese, si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola dell'uomo di Dio e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo, ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele, adesso c'è il nome del tuo servo, ma poi Eliseo lo rifiuta. Anche qui adesso andiamo oltre perché eh, non c'è troppo tempo di soffermarsi, però anche qui le sette, acque del, le, le sette immersioni nel Giordano, tra l'altro il numero 7, che è un numero oltremodo importantissimo. No? Ora, le acque del Giordano, scusate, le acque di Colle Valenze e di Lourdes andiamo una volta tanto, ma capite quanto sarà importante segnarsi spesso con l'acqua santa? O dico per me e per i miei confratelli quanto sarà importante ricominciare a fare durante la liturgia e lo faccio praticamente tutte le domeniche. Il rito della sperges che sostituisce l'atto penitenziale. Non sono giochini questi qua, ma quanto anche sarà importante? Sapete che l'acqua si usa praticamente in quasi tutte le, le benedizioni, no? Voi sapete quanta gente. Eh, io sono andato, sono andato qui i, i primi 4-5 anni a benedire tutte quante le case prima del, del cosiddetto lockdown. Ma voi sapete che quanta gente mi ha detto, no grazie, non ce n'ho bisogno. Rifiutare un uomo di Dio che da parte di Dio, ma non, non lo dico perché sono io, eh? cioè, se mi raccontassero questa cosa di un'altra persona, pensate che io... Mi, mi, mi vado a offendere in quanto persona io non ridisco quando vedo queste cose perché dico guarda dove siamo arrivati cioè anche qui no dice visto i servi di Eliseo se ti avessi detto te fare chissà che ti è andato a bagnare il Giordano un prete che ti viene a casa non ti fa nient'altro che aprire la porta io non ho mai chiesto tra l'altro un centesimo a nessuno quindi se c'è paura che ti chiedo l'offerta fate passare la paura perché io l'offerta non te la chiedo non la chiedo mai a nessuno, in questo guardate che mi mio testimone l'Altissimo. Eh? Raccomando di lasciare le offerte, soltanto quando mi chiedono celebrazioni di messe, che io devo girare a confratelli che possono celebrare le messe, appunto perché non avendo come me incarichi, essendo poveri, con le offerte delle messe ci campano. E io non posso chiedere a un confratello che ci campa di celebrare una messa. Per carità verso una persona perché quello ci campa posso farlo io eventualmente ma non lui quindi notiamo l'importanza anche di questi di questi di questi segni no ora andiamo al capitolo dove sta 6 e, e andiamo a vedere l'ascia perduta i figli dei profeti dissero a Eliseo, ecco l'ambiente in cui abitiamo per la è troppo stretto per noi, andiamo fino al Giordano, prendiamogli una trave ciascuno e costruiamoci lì un locale dove abitare. Egli rispose, andate. Uno disse, Degnati di venire anche tu con i tuoi servi, egli rispose, verrò. E andò con loro. giunti al Giordano cominciarono a tagliare gli alberi. Ora, mentre uno abbatteva un tronco, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Egli gridò. Oh mio Signore, era stato preso in prestito. L'uomo di Dio domandò: Dove è caduto? Gli mostrò il posto. Eliseo allora tagliò un legno e lo gettò in quel punto. E il ferro venne a galla, disse: Tiratelo su. Quello stese la mano e lo prese. Vede, questo è un altro eh? miracolo oltremodo pittoresco. però vedete, no? C'è sempre in causa la virtù cardinale della giustizia perché quello l'aveva preso in prestito quindi doveva restituirlo. E se non l'avesse restituito, ci, ci, ci sarebbero stati dei, dei problemi. È una disgrazia, figli dei profeti. Quindi l'uomo di Dio interviene per eh, risolvere questa disgrazia. Ora andiamo a vedere, grazie a Dio, ce l'abbiamo fatta abbastanza bene, eh, Eliseo Guerriero. Oh, andiamo a vedere il successore di Elia che. Fa un po' di guerre sante, diciamo così come il suo predecessore. Il re di Arama combatteva contro Israele e in un consiglio con i suoi ufficiali disse che si sarebbe accampato in un certo luogo. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal passare per quel luogo perché là stanno scendendo gli aramei. Voi pensate che gli daretta? Il re di Israele. Fece spedizione nel in luogo indicato dall'uomo di Dio, riguardo al quale egli l'aveva ammonito, e là se ne stette in guardia, non una né due volte soltanto. Molto turbato in corso per questo fatto, il re di Aram convocò i suoi ufficiali e disse loro: Non mi potete indicare chi dei nostri è a favore del re di Israele? Uno degli ufficiali rispose: No, o oh regno signore, ma, è, ma è Eliseo, profeta di Israele, riferisce ad Israele le parole che tu dici nella tua camera da letto. Bello, eh? Poi gli disse, andate a scoprire dove è costui. Io man lo manderò a prendere. Gli fu riferito, ecco sta a Dotan. Egli mandò là cavalli, carri e una schiera consistente. Vi giunsero di notte e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio si alzò e presto uscì. Ecco una schiera circondava la città con cavalli e carri. Il suo servo gli disse, oye mio signore, come faremo? E gli rispose: Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo pregò così: Signore, apri i suoi occhi perché veda. Il Signore aprì gli occhi del servo che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Poi scesero verso di lui, ed Eliseo pregò il Signore, dicendo: Colpisci questa gente di cecità. E il Signore li colpì di cecità, secondo la parola di Eliseo. Disse loro Eliseo, non è questa la strada, non è questa la città, seguitemi, e io vi condurrò dall'uomo che cercate. Egli li condusse a Samaria. Quando entrarono in Samaria, Eliseo disse, Signore, apri gli occhi di costoro perché vedano. Il Signore aprì loro occhi ed essi videro, erano in mezzo a Samaria. Quando li vide il re di Israele disse a Eliseo, li devo colpire, padre mio? Egli rispose, non colpire sei forse solito colpire uno che hai fatto prigioniero con la tua spada e con il tuo arco? Piuttosto metti davanti a loro pane e acqua, mangino e bevano, poi se ne vadano dal loro signore. Si preparò per loro un grande pranzo, dopo che avevano mangiato e bevuto, li congedò ed essi se ne andarono dal loro signore. Le bande ramee non penetrarono più nella terra di Israele. Ha capito questo episodio, no? C'era una guerra... Questo è il contesto in cui Eliseo opera, continua tra il re di Israele e il re di Aram. Per un miracolo, eh, il Signore concedeva ad Eliseo di conoscere le trame del re di Aram e di svelarle a re di Israele in modo tale che tutte quante le operazioni eh, di tattica militare che questo ordiva eh, erano inutili perché eh, il re di Israele le, le, le sapeva le preveniva e quindi non poteva conquistarlo. Gli dicono che è colpa di Eliseo, e lui manda a fargli la festa. Come si dice, eh, il problema è che fatta la festa a protezione di Eliseo stava mezzo, me, me, mezzo, me, mezzo esercito celeste, <ride> come abbiamo visto qui. Eh, e praticamente viene risolta la, la questione, tra l'altro questo è veramente un fatto edificante perché è un prologo del Nuovo Testamento, in maniera senza che si fanno troppo male, nel senso che li rende ciechi, dopodiché li porta a Samaria, cioè li porta nella casa del loro nemico, avrebbe potuto ucciderli tutti il re di, di, di Israele, però chiede il permesso a Eliseo e dice no, tu che gli fai con i tuoi prigionieri, li, li ammazzi? No, basta che capiscano che sono stati messi nelle mani tue. Li risparmia e sono fine dell'incursione aramee nella terra di Israele, grazie a questo altro miracolo. L'ultimo episodio che andiamo a vedere, è molto edificante, saltando il capitolo settimo, è Eliseo profeta, 8, 7, 17. Chiaramente ce ne sono anche altri, eh, però eh, io ho fatto delle, de, 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 delle scelte evidentemente anche nella pres presentazione di questa figura biblica, no? che, che ritengo um, importanti per avere un quadro esaustivo e comprendere anche un po' la missione di questo uomo di Dio e il messaggio di. Eh, che ci lascia, in alcuni passaggi salienti della sua esistenza. Eliseo andò a Damasco, a Benadanda, il re di Aram, che era ammalato, fu riferito: L'uomo di Dio, vedete sempre Ish, ha, Elohim, è venuto fin qui. Il re disse a Cazzael: Prendi con te un dono e va incontro all'uomo di Dio, e per suo mezzo interroga il Signore, dicendo: Guarirò da questa malattia? Kazel gli andò incontro, prendendo con sé il regalo, tutte le cose migliori di Damasco, un carico di 40 cammini. Arrivato, stette davanti a lui e gli disse: Tuo figlio Benadadre di Aram, mi è andato da te con la domanda: Guarirò da questa malattia? Eliseo gli disse: Va a dirgli: Guarirai di sicuro, ma il Signore mi ha mostrato che egli certamente morirà. Poi immobilizzò il suo volto e reggì il suo sguardo fino all'estremo, e alla fine l'uomo di Dio si mise a piangere. Kazael disse: Per quale motivo il mio Signore piange? E gli rispose: Perché so quanto male farai agli Israeliti. Brucerai le loro fortezze, ucciderai di spade i loro giovani, sfracellerai i loro bambini, sventrerai le loro donne incinte. Kazael disse: Che cos'è il tuo servo, questo cane, per poter fare una cosa così enorme? E gli rispose: Il Signore mi ha mostrato che tu sarai re di Aram. Quello partì da Eliseo, ritornò al suo padrone, che gli domandò che cosa ti ha detto Eliseo e rispose: Mi ha detto guerrerà di sicuro. Il giorno dopo costruì prese una coperta, l'immerse nell'acqua e poi la stese sulla faccia del re che morì al suo posto divenne re Cazael. Nell'anno quinto di Yoram, figlio di, di Acab, re di Israele, divenne re Ioam, figlio di Giose, eccetera, eccetera. Anche qui eh, Eliseo mostra il dono della profezia, cioè la conoscenza degli eventi futuri. Questo re sarebbe guarito, ma profetizza anche l'omicidio lo, lo, di Gazael per prendere il posto e tutto quanto il, il male che avrebbe portato al suo popolo, eh, questo assassino e quindi usurpatore di troni regali. Diamo infine la morte di Eliseo. 13, capitolo 13, versetti 14-20 Quando Eliseo si ammalò della malattia di cui morì, Ioas, re di Israele, scese da lui, scoppiò in pianto in sua presenza, dicendo Padre mio, padre mio, carro di Israele e i suoi destrieri. Eliseo gli disse, va a prendere arco e frecce, ed egli prese arco e frecce per lui. Disse ancora Eliseo al re di Israele, metti la tua mano sull'arco. Dopo che egli Ebbe messo la sua mano sull'arco. Eliseo mise le sue mani sopra le mani del re. Quindi disse: Apri la finestra verso oriente. Dopo che egli ebbe aperta la finestra, Eliseo disse: Tira, io astirò. Eliseo disse: Freccia vittoriosa del Signore, freccia vittoriosa contro Aram. Tu colpirai Aram ad Afek, sino sì, a finirò. Eliseo disse: Prendi le frecce. E quando quelli le ebbe prese, disse: A di Israele: Colpisci la terra. Ed egli la percosse tre volte. Poi si fermò. L'uomo di Dio si indignò contro di lui e disse: colpendo, cinque o sei volte avresti colpito Aram sino a finirlo. Ora invece sconfiggerai Aram solo tre volte. E Disegno morì e lo seppellirono. Nell'anno successivo alcune bande di Moab penetrarono nella terra. Attenzione. Mentre seppellivano un uomo. Alcuni, visto un gruppo di razziatori, gettarono quell'uomo sul sepolcro di Eliseo e se ne andarono. L'uomo, venuto a contatto con le ossa di Eliseo, riacquistò la vita e si alzò sui suoi piedi. Fine, a compimento delle profezie, Cazael, re di Aram, oppresse gli israeliti per tutti i giorni di Yoakazah. Quindi l'episodio della morte di Eliseo, ecco, anzitutto ecco, l'esecuzione non perfetta degli ordini dell'uomo di Dio. Qua già questo dovrebbe farci ripensare a qualcosa che già conosciamo, ricordiamo, o devo dire, abbiamo già visto questa cosa. E gli ordini che, viene da, che vengono dati dall'Altissimo vanno eseguiti bene e con perfezione. Ti ha detto lancia le frecce, lancia ste frecce, non dire non lanciate tre adesso basta. Non può essere tu a dirlo. Ricordiamo la fine che fece Saul. Che fine ha fatto Saul? Una pessima fine! Per non aver fatto bene ed esattamente quello che il Signore gli aveva detto di fare, quindi attenzione: quando noi incontriamo un uomo di Dio, eh, così concludiamo questa breve presentazione procuriamo di fare molta attenzione di ascoltare e di mettere in pratica fedelmente le cose che l'uomo di Dio ci dice perché se non lo facciamo le cose non andranno male all'uomo di Dio ma sarà peggio per noi <ride> se invece le farai bene e alla lettera avrai grazie e benedizioni da parte dell'Altissimo ecco tutto sta, amici cari, preghiamo sempre al Signore che ci conceda la grazia di riconoscere i veri uomini di Dio. Voi sapete che da un punto di vista oggettivo, per quanto riguarda la nostra fede divina e cattolica, ogni ministro sacro è oggettivamente un uomo di Dio. Poi però bisogna vedere se lo è anche soggettivamente. Perché per esserlo anche soggettivamente deve comportarsi, agire, operare, pregare come un uomo di Dio farebbe. Ho detto altre volte: concludo, non voglio fare Cicero Prodomo suo, né certamente portare acqua al mio mulino, presentarmi, Dio non voglia, per carità. Come esempio, io sono solo un povero e un umile, speriamo che ci prova, più che servitore, a servire un po' il Signore. Ecco, servitore mi sembrerebbe un titolo già troppo elevato. Però, per esempio, per quanto riguarda noi ministri, ciò che esprime il nostro essere uomini di Dio è l'abito sacro, non il clergyman, ma la veste danare. Il clergyman, attenzione che è consentito, eh, nell'attuale disciplina ecclesiastica quindi magari tutti i preti andassero in giro vestiti almeno col clergyman perché almeno c'è un segno esterno di, di riconoscimento forte che è un po' più significativo delle crocette che si mettono al petto o al collo quelli che in questo andando contro l'attuale disciplina ecclesiastica perché questo non è lecito vanno in giro vestiti in borghese e come i laici no però L'abito sacro è quello che esprime l'essere uomo di Dio, perché appunto è un abito sacro. E esprime con la sua fattezza, e rimanda agli abiti che si usano in cielo, che sono tutte quante, tuniche lunghe fino ai piedi. E certamente non basta indossare l'abito sacro per fare di te l'uomo di Dio, no. Però l'abito sacro in qualche modo lo manifesta e vi assicuro che le persone colgono molto queste, queste cose anche, anche adesso. E certo che non bastano i segni esterni per, per, fare, per fare che ci sia la realtà, però i segni esterni la realtà la manifestano. Cioè se tu c'hai intenzione di vivere il tuo ministero, appunto caro confratello come uomo di Dio eh, non basta che porterai la veste talare certamente ma quello è sicuramente un passaggio fondamentale perché solo l'indossarla e il metterla manifesterà a te stesso oltre che agli altri che almeno ci vuoi provare ad essere anche a livello soggettivo quindi ad adeguare quel dono immenso che è assolutamente non perfettamente uguagliabile che hai ricevuto dal Signore quando ti ha conferito il potere di agire per suo conto e in suo nome. Allora amici, direi che possiamo fermarci e che Dio vi benedica e la Madonna sempre e ovunque vi protegga.